What if Cuphead hadn't done well? Was that even ever a consideration? Fermiamoci un attimo. Quelli che vedete sono Chad e Jared Moldenhauer, i creatori di Cuphead. Chad e Jared hanno creato Cuphead senza avere alcuna esperienza lavorativa nel programmare videogiochi, né in animazione tradizionale. Prima di ascoltare la loro risposta, voglio girare a voi la stessa domanda, ma parafrasandola in questo modo. Quando state lavorando per raggiungere un obiettivo, plausibile o folle che sia, qual è la cosa che vi guida? Il perfezionismo? L'ambizione? L'ossessione? O messa in altri termini, in che modo pensate alla possibilità di fallire? Facciamo un passo indietro. Nella seconda metà degli anni Ottanta, Chad e Jared giocano nel salotto di casa. Passano il tempo a disegnare mostri terribili e spaventosi, e al gioco partecipano anche gli amici del quartiere. Non si tratta di un semplice gioco, per loro è una sfida. Dopo aver finito di disegnare, Jared, il più piccolo dei due, fa da giudice. Dal gioco si esce vincitori o vinti. Una volta terminata la competizione, suo fratello Chad accende la console di casa, un Sega Master System, ma come d'incanto gli amici si dileguano. Sono gli anni Ottanta, dicevamo, quando le console più diffuse sono quelle di Nintendo. E così a casa di Chad e Jared non resta quasi più nessuno, solo un mucchio di disegni sparsi raffiguranti mostri di ogni tipo e qualche gioco da giocare insieme. Anche se all'epoca i giochi in cooperativa per il Sega non sono ancora tantissimi. Uno dei loro amici però, l'irriducibile Chris, non li abbandona. Anche lui a casa ha la stessa console e così ogni giorno accompagna Chad e Jared nell'avventura. Chris non sarà loro fratello, ma è come se fosse parte della famiglia, di cui fanno parte anche i cugini Ryan e Tyler, che ogni weekend vengono chiamati a raccolta e passano insieme a loro tutto il pomeriggio sul divano, dove se non stanno giocando ai videogiochi staranno di sicuro guardando tutti assieme qualche vecchio cartone animato. Ma guardare per loro non basta. Dopo ogni visione, tutti insieme devono continuare a parlare, analizzare, fare ipotesi, riguardare, perché ai loro occhi quelle opere non sono prodotti di consumo, ma sfide, sfide alla loro immaginazione. E dalle sfide, come hanno imparato Chad e Jared, bisogna uscire vincitori. La crew cresce così, weekend dopo weekend, anno dopo anno, passando da Metal Slug a Ghouls and Ghosts, ed è inevitabile che i gusti si affinino, certo, ma tendano anche a livellarsi su uno stesso sentire comune. I giochi si susseguono uno dopo l'altro, e Chad e Jared provano ogni tipo di run and gun. A loro non importa la difficoltà, che considerano un concetto quasi vuoto. Ciò che gli interessa è che quelle ore spese a fare e rifare gli stessi livelli ti portino alla fine il senso di soddisfazione e di ricompensa agognato. L'unico problema con questi giochi, secondo loro, è che ci sono troppi livelli e troppi pochi boss. Sarebbe molto più divertente se fosse il contrario. Il tempo passa, e la crew trova sempre meno tempo di giocare e guardare vecchi cartoni assieme. Chris deve diventare un musicista jazz, e anche Ryan e Tyler seguono altre strade. Ma loro due, Chad e Jared, continuano a trovare il tempo di sfidarsi e di espandere i propri orizzonti, che adesso cominciano a comprendere anche l'universo Nintendo e una console nata da poco, la PlayStation. All'interno della storia umana, le culture hanno rappresentato il demonio in migliaia di modi e dandogli altrettanti nomi, dalle visioni luciferine di tenebra e luce a quelle animalesche più sfumate della capra e del serpente, passando per le interpretazioni che associano il diavolo a un insetto. Belzebù in ebraico significava in antichità qualcosa come signore delle mosche. Ogni tradizione ha trovato poi la maniera di codificare il ruolo del demonio a modo proprio, ma tra le sterminate caratteristiche e sfumature ce n'è qualcuna che tende ad accomunarle tutte e che si ripresenta sempre. Il diavolo è tentatore, maestro dell'inganno e ama giocare sporco. Fare affari con lui è possibile, ma a proprio rischio e pericolo.
incoraggiati dalla fiamma dell'ambizione, il prezzo potrebbe essere la nostra stessa anima. Sono passati anni da quando Chad e Jared spendevano ore e ore a giocare ogni giorno. Il tempo ha prodotto qualche timido tentativo. In questi anni Chad ha mandato una lettera alla Sega dicendogli come progettare la console che secondo lui deve raccogliere l'eredità del Sega Mega Drive, che lui non ha particolarmente apprezzato, e chiedendogli di progettare quella che lui chiama Tri-Genesis, una console a 3 processori. Dall'alto però nessuna risposta. Così, assieme a suo fratello Jared, decidono di inventare un gioco tutto loro, o almeno questa è la fantasia. Nel 2001 Chad si reca anche alla Game Developers Conference, ma si rende conto che non esistono gli strumenti adatti per creare qualcosa che sia alla loro portata in termini di budget ed esperienza, e decide di lasciar perdere. Il tempo non ha la reputazione di essere galantuomo e così, ora che sono cresciuti, anche le strade di Chad e Jared si separano. I due non hanno più tempo di sfidarsi o giocare assieme, e l'orologio dei videogiochi si ferma su una vecchia PlayStation 2 ereditata da Jared chissà come, dopo la quale viene staccata la spina per lasciare posto al suo lavoro nella compagnia edile di papà, mentre quello dei videogame diventa un semplice svago collezionistico. In un primo periodo anche Chad lavora per la compagnia. A casa Moldenhauer c'è la tendenza a fare tutto in famiglia, ma in un secondo momento il mondo del lavoro avrà altri piani per Chad, che lascia la compagnia per sposare Maya e intraprendere la strada del designer. E così anche l'ultimo residuo della crew costituita da Chad e Jared si sfalda, e con esso una parte di quel senso di famiglia che dominava l'intero quartiere. La storia dei videogiochi è costellata di boss finali famosissimi e iconici, ma è cosa certa che si possa dire lo stesso per un numero altrettanto grande di penultimi boss. Una regola dello storytelling suggerisce di tenere il meglio di una storia per la fine, e se fallisci col tuo finale rischierai di compromettere tutto il resto dell'esperienza. È per questo che bisogna puntare tutto sul climax. Che questo sia sempre vero oppure ammetta qualche eccezione, il climax non è un singolo momento della narrazione, al contrario è qualcosa che si costruisce e che è costituito a sua volta da più punti, più fasi. Se il boss finale di molti videogiochi rappresenta l'apice climatico dell'esperienza, il penultimo boss è il momento in cui questa fase ha spesso inizio. E non è un caso che questi boss, spesso in combutta con l'altro, di cui sono scagnozzi o sottoposti, siano molto più caratterizzati in termini di design, appeal e background, mentre gli ultimissimi boss spesso sono più concettuali e stilizzati, espressioni pure di idee che incarnano l'essenza dell'opera. Immaginiamo che un videogioco sia Via col vento. Noi saremmo Rossella O'Hara, la protagonista, e il boss finale sarebbe Ashley, certo, ma in quel caso il penultimo boss sarebbe Rhett Butler. Nella seconda metà degli anni 2000 il panorama dei videogiochi vede spuntare dal nulla una delle tante propaggini del fenomeno di internet. È il nuovo boom dell'indie, che esplode grazie a una marea di strumenti e possibilità che solo fino a qualche anno prima sembravano follia. Chad e Jared rimangono affascinati da queste nuove possibilità e come ai vecchi tempi si buttano sui giochi che escono in quegli anni. Castle Crashers, Super Meat Boy, Braid, solo per dirne alcuni. Capiscono che il treno sta passando in città anche per loro. Decidono di rispolverare quella vecchia fantasia, quella di creare un videogioco.
Si rimettono in contatto e creano una demo, un prototipo ancora molto grezzo, ma capiscono che è qualcosa su cui si può lavorare. A questa demo però manca ancora qualcosa. Manca un'anima vera e propria. Il panorama indie gli stava insegnando che le possibilità sono infinite per chiunque, ma guardando i tanti videogiochi in circolazione, Chad e Jared hanno la sensazione che a molte di quelle opere manchi una sorta di intimità familiare. Qualcosa che abbia a che fare con manualità e tradizione, lo stesso problema di cui soffre la loro demo. Chad ha fatto il designer per anni, certo, ma Jared ha passato quegli anni a versare il cemento e sa qual è il valore di un lavoro lento, metodico, fatto a mano. Si mettono a esplorare più possibilità. Acquerelli, pennarelli, pixel art. Nulla però li soddisfa come gli schizzi fatti da Chad a matita di un personaggio che prima ha la testa di un'incudine e che poi si trasforma lentamente in una tazza con una cannuccia. A quel punto iniziano a fioccare nuove idee. L'idea che aleggia da quegli schizzi è quella di sviluppare l'intero gioco nello stile dei vecchi cartoni di Disney e dei Fleischer degli anni 30. Ma si tratta di un'impresa utopica per due come loro, che non hanno alcuna conoscenza tecnica di game design e sviluppo, figurarsi di animazione tradizionale. Eppure, ogni volta che mostrano agli amici i vari concept per la demo che stanno sviluppando, quelli rimangono tiepidi. È solo quando Chad gli mostra anche quello schizzo a matita che tutti si convincono e gli dicono di scommettere tutto quanto su quello. C'è solo un problema. Come fare? L'indie ha insegnato che tutto è possibile, d'accordo, ma quello di cui si stanno rendendo conto Chad e Jared è che non tutto è necessariamente fattibile. A maggior ragione se si parla di usare l'animazione tradizionale per un videogioco dei nostri tempi. Una sera, mentre Chad sta facendo delle prove di disegno, sua moglie Maya, a casa in maternità, lo raggiunge alla scrivania e gli chiede di poter provare a fare uno schizzo. In fondo, da ragazza la sua passione è sempre stata la calligrafia. Tanto basta a Chad per avere la risposta. È questo quello che cercavo. Lui si costruisce da solo una tavoletta luminosa, mentre Maya si unisce al team e nei mesi di maternità passa tutto il tempo a disegnare e aiutare il marito e il cognato nella loro folle fantasia. Quando finisce il periodo di maternità, la chiamano per chiederle quando riprenderà a lavorare. Mai, risponde lei. Così, nel 2013, Chad e Jared presentano la loro agognata demo. L'idea è quella di fare un piccolo videogioco da 8 o al massimo 10 boss, ma accade qualcosa che non si aspettavano. Microsoft li chiama e gli dice che quella a cui stanno lavorando è davvero interessante. Vogliono l'esclusività. Il tempo passa e il progetto non fa che espandersi, sino a quando all'E3 del 2015 l'accoglienza per il nuovo trailer è così roboante da fargli capire che deve essere successo qualcosa, qualcosa che neppure loro riescono a comprendere. A quel punto al team si è già unito anche il vecchio Chris, che ora è un musicista jazz a tutti gli effetti, e presto arriveranno anche i cugini Tyler e Ryan. Chad e Jared vedono il progetto espandersi al punto tale da coinvolgere chiunque in famiglia, un po' come succedeva con la compagnia di papà. Capiscono che questa è una scommessa da dentro o fuori. Loro prendono tutte le fish e le piazzano al centro del tavolo. Prima scalano i loro lavori da full time a part time, per poi reipotecare le case e lasciare definitivamente il lavoro, assumere un paio di animatori ed espandere assieme al gioco anche la famiglia Moldenhauer. Nel 2017 arriva il momento del lancio dei dadi. È tutto o niente. Il resto della storia, come si suol dire, lo conosciamo. I vecchi cartoni anni 30 di Disney e dei Fleischer hanno sperimentato e creato ogni genere di personaggio e mascotte. Gli autori di cartoni animati di quell'epoca hanno capito subito che per generare immedesimazione con il proprio pubblico era fondamentale trovare il giusto punto d'incontro, che nel loro caso si concretizzava con personaggi che erano sempre o quasi animali. Dalle sinfonie allegre di Disney ai corti dei Fleischer, i protagonisti e i personaggi di spicco sono sempre animali di ogni specie. Riproporre questa formula al giorno d'oggi è ancora una mossa vincente, eppure sarebbe da chiedersi se non sia più interessante provare a rielaborarla e sperimentare un po'. La Disney ci aveva anche provato in alcune delle sue sinfonie allegre, come nel caso di Musicland, dove i protagonisti sono violini e sassofoni antropomorfi. La cosa non ha però avuto un grandissimo seguito, perché è ovvio che sia più facile immedesimarsi in un essere vivente come un topo che in un oggetto inanimato come una tazza. O almeno fino a quel momento.
La storia dei fratelli Moldenhauer è una storia come quella di tanti, che hanno corso un azzardo e l'hanno vinto. Non ha nulla di importante o particolare da insegnarci in questo senso, e anzi, personalmente credo che se si pensa alle tantissime persone che come loro hanno corso un rischio e non hanno avuto lo stesso successo, ritengo che non vada enfatizzato troppo il fatto che i due siano usciti vincitori da una scommessa rischiosa. La cosa interessante è però che, vista dalla prospettiva di Chad e Jared, il successo non è mai stato un'ossessione, né l'obiettivo principale da raggiungere. Sin da quando erano bambini, i fratelli Moldenhauer hanno sempre avuto il desiderio di sviluppare un videogioco, e questa fantasia ha continuato a stuzzicarli e pungolarli per anni, senza mai andarsene davvero. E ora è giunto il momento di tornare alla domanda fatta all'inizio a Chad e Jared. What if Cuphead hadn't done well? Was that even ever a consideration? I have an imagination of it. Yeah. Always reserve just a little bit of the money. Like, save something on a credit card. Yeah. So you can binge drink, try harder drugs, something to wash the feeling away, and then, like, have nights of probably crying, but the next one's joyous because you still made a game that you love. So we were determined to fulfill, like, that passion, that dream to be like, before we're dead, we're making a game that we like, irregardless of any size. Like, we would have finished a smaller game, shipped it out. If nobody heard about it, then I would have went back to pouring concrete and been like, I'm really glad we did that. Yeah. And it started really small. So there was no, like, we're going to start the Studio Moldenhauer company. Right. And, you know, everybody's working and this is awesome. It was just, you know, the two of us and a developer just prototyping and still working other jobs full time. Chad e Jared hanno creato Cuphead non tanto perché avessero una particolare predilezione per i cartoni animati degli anni 30 o perché odiassero il loro lavoro, ma perché si sono resi conto che l'unica cosa importante era cercare di provare a portare avanti la fantasia che avevano sempre avuto da bambini. È per questo che hanno coinvolto nello sviluppo di Cuphead i membri della loro famiglia, che costituiscono nella quasi interezza lo studio MDHR, al punto tale che Chad e Jared si riferiscono a ogni membro del team, sia esso biologicamente collegato a loro o meno, come a un Moldenhauer. Il quartiere nel quale vivevano e da cui viene gran parte dello studio MDHR non ha nulla di fatato, e così neppure il nome Moldenhauer. Anzi, al contrario, nessuno di loro ha mai posseduto un'educazione in fatto di game design o di cell animation, ma solo il forte desiderio di portare a termine qualcosa di inseguito dopo tanto tempo. Più che un gioco indie, Cuphead è un prodotto a conduzione familiare, e in effetti Chad e Jared trattano il gioco seguendo gli stessi principi con cui loro padre ha portato avanti l'azienda di famiglia. When our dad started his company, it was... Yeah, it was the same thing. I didn't take a risk. He realized you have to put up so much money, and then if you wanted a chance to be like a slightly bigger operation, you're going to have to get a piece of land, put a warehouse on it and something. Yeah. Like, he understood all business starts with you putting your money in investment. He had built something absolutely. From the ground up himself, and so this was just you guys doing the same thing. E questa dimensione si riflette tanto nel lato più esplicito del gioco, i due fratelli che fanno una scommessa e devono vincerla o perderanno tutto, è una facile allegoria della storia dei Moldenhauer, quanto in quello più personale. Chad e Jared non hanno fatto quello che andava di moda per inseguire il successo sulla scia del boom dell'indie. Al contrario, hanno trovato le scelte più efficaci per loro e si sono buttati a capofitto, anche se sviluppare un intero gioco in animazione tradizionale era una vera follia. Did anyone in your life go... You're nuts. No, of course. There were some people who were more leery and more like, why don't you do more of something that's working within the industry now? Why don't you follow something, a trend or something that's working? Because who knows? And we didn't know either. They're like, who knows if, like, this cartoon idea, who knows if people will like it? Just because you guys really like it. They're like, it's a lot of work to take on, and for something that's not proven, maybe go down a regular route. And it just didn't seem interesting. Like, if I'm going to, and I didn't expect it to be this long of a project, but if I'm going to start a project, I want to be working on something I'm really interested in and be proud of when we're done. We talked about that when we started, too. Like, if we're making a game, let's make sure we both love the game concept and love the visual aspect of it, because we're going to be looking at this for a while, all the time. So. E per quanto riguarda Cuphead, la sua storia è già arrivata alla fine? Beh, non ancora.